Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Allora, parto da un prodotto che non è proprio finito, ma ne manca pochissimo. Smettiamola. Ne manca pochissimo e quindi farò la doccia oggi e lo finirò. Si tratta del doccia shampoo idratante nutriente della linea Delicato d'Asina La Dispensa. Allora, come al solito, giù nell'info box trovate tutti i link delle review che ho fatto sul mio blog. In queste review troverete tutte le informazioni dei prodotti, i prezzi, l'inci e dove acquistarli. Questo prodotto qua, insieme a un altro che vi mostrerò dopo, ve l'ho messo in un video dei top e dei flop del periodo. L'ho utilizzato solamente come doccia schiuma, quindi non per i capelli, perché io non ho i capelli secchi e quindi uno shampoo idratante e nutriente non sarebbe andato bene per i miei capelli. La profumazione di questa linea è molto buona, molto delicata, a me piace moltissimo. È una linea in generale delicata, infatti è Delicato d'Asina, si chiama. Lava molto bene il corpo, non va a seccare la pelle, io utilizzo una spugna retina quindi fa anche molta schiuma, mi è piaciuto molto, basta pochissimo prodotto, sono 200 ml ma devo dire che mi ha durato molto e quindi è un prodotto che vi consiglio. Un altro prodotto finito della stessa linea che quindi vi ho mostrato anche nello stesso video è il sapone liquido per mani, viso e corpo. Questo sapone l'ho utilizzato sia per le mani sia per il viso, in entrambi i casi mi sono trovata molto bene, anche qua fa molta schiuma, è molto delicato ma allo stesso tempo efficace. Non va a seccare la pelle né del viso né delle mani, non la va a tirare, non la irrita, non brucia gli occhi, lava molto bene, rimane appunto sì delicato, però si percepisce la pelle più pulita, si vede, si sente e quindi mi è piaciuto molto. È durato anche tanto, anche questo un ottimo prodotto, forse per le mani secondo me è un po' sprecato, quindi ve lo consiglio da utilizzare sul viso e secondo me può essere adatto a tutti i tipi di pelle, perché è vero che comunque è un prodotto idratante, nutriente, però è anche vero che io ho una pelle mista e mi andava a nutrire la pelle, ma allo stesso tempo non me l'andava ad appesantire, quindi secondo me può essere adatto a tutti i tipi di pelle. Un altro prodotto finito, sempre un po' della stessa linea, però è Florinda, perché Florinda è La Dispensa, è sempre la stessa azienda. Si tratta di questa saponetta Florinda Olive Verdi, mi è piaciuta molto. La profumazione è gradevole, molto delicata, l'ho utilizzata sulle mani e anche per lavare i pennelli, però per lavare i pennelli anche qua è sprecata. Mi è piaciuta molto, fa una bella schiumetta soffice, lava molto bene, non va a seccare le mani e quindi anche questo ottimo. Ne avevo provata anche un'altra alla lavanda tempo fa e anche quella mi era piaciuta, quindi anche qua ci sono poi vari formati delle saponette, questo qua è da 100 grammi, tra l'altro è un prodotto certificato IAB e è un ottimo prodotto. Poi ho terminato questa maschera per capelli di Alchemilla, lucidante al mirtillo, mi è piaciuto tantissimo. Basta pochissimo prodotto per applicazione perché altrimenti appesantisce e sporca capelli. Io che ho capelli molto fini, molto lisci, molto piatti, non mi andava ad appesantire appunto i capelli. Mi è piaciuta, una buona profumazione, li rende belli lucidi e se non avete il tempo di tenerla in posa per un po', la potete utilizzare anche come balsamo perché rende subito districabili i capelli, quindi li ammorbidisce un sacco, mi è piaciuta tantissimo, mi è durata un sacco di mesi. Io non ho un buonissimo rapporto con Alchemilla, quindi ho altri due prodotti che mi sono stati regalati e non credo che riacquisterò i prodotti di questo marchio, ma per altre questioni. In ogni caso questo è un buonissimo prodotto, mi è piaciuto anche di più dell'altra maschera sempre di Alchemilla, mi sembra tipo fragole e panna, una cosa del genere, questa secondo me è più buona. Sempre per i capelli ho finalmente finito lo shampoo per capelli grassi Delicato di Erba Viva per capelli leggeri e tonificati con estratto di ortica e ginseng, un prodotto da 500 ml pagato un euro, non più di un euro sicuramente, ha una buonissima profumazione, io l'ho aperto a giugno e l'ho finito ora, quindi se siete da soli vi dura un sacco perché basta poco prodotto, fa tanta schiuma, non secca capelli, non crea l'effetto stoppa, non irrita il cuoio capelluto, è vero che è uno shampoo
purificante, adatto per capelli grassi, ma non è così sgrassante, quindi in realtà secondo me va bene anche per capelli normali da utilizzare ogni tanto, non è così forte come effetto sgrassante, quindi un ottimo prodotto, li rende belli puliti, belli leggeri, puliti per vari giorni, non li appesantisce, non li secca, buonissimo. E poi per il prezzo che ha è anche ottimo, ecco. Poi ho terminato per il viso di Floram, non so mai come si pronuncia, questa acqua di melissa, questa qua, mi è piaciuta tantissimo, mi è durata un sacco, questa mi era stata omaggiata, mi sembra al Cosmoprof, la profumazione non mi è mai piaciuta, anche questo l'ho messo in un video dei top e dei flop, mi piace perché ho visto con l'utilizzo nel tempo un miglioramento della grana della pelle, dei pori dilatati, quindi un ottimo prodotto, dura tanto perché allo spruzzino, tra l'altro lo spruzzino nebulizza abbastanza bene il prodotto, mi è piaciuto un sacco e credo di in futuro, ora devo smaltire qualche tonico, qualche acqua floreale, però in futuro sicuramente lo riacquisterò. Altro prodotto terminato, si passa a delle cose per il corpo. Ho finito questo deodorante Pino Silvestre al talco, deodorante neutro, protezione delicata 24 ore. Allora, io anche questo era un video top e flop ed era un flop. Profumazione molto buona di talco. All'inizio e anche come tenuta ci siamo, nel senso va benissimo la tenuta. Il problema è che mi faceva bruciare terribilmente le ascelle, una cosa mai capitata. Mi bruciavano veramente per tanto tempo, tipo 20 minuti, mezz'ora. E quindi non è per niente delicato, bruciava anche su mia sorella, su mia mamma, vabbè non ne parliamo, e quindi non credo assolutamente di riacquistare un altro deodorante di questo marchio. È vero che c'è l'alcol al secondo posto, però io non ho mai avuto problemi con i deodoranti che contengono alcol, quindi non è l'alcol, è non lo so che cos'è, qualcos'altro che c'è qua nella formulazione che veramente fa bruciare tantissimo la pelle. Anche la profumazione è buona, però se per caso si dava un po' più di deodorante, prendeva alla gola la profumazione perché era molto forte. E magari se avete un naso delicato può dar fastidio. In alcuni momenti quando andavo ad abbondare per sbaglio mi dava fastidio anche a livello di naso e gola, quindi no. Poi ho terminato questo prodotto, terminato, in realtà ce n'è ancora un pochino, ma non lo uso più. È una spugna di Refan con sotto una saponetta. Allora, la profumazione di rose veramente molto buona, proprio si sente, è rosa, la rosa. Anche questo mi era stato omaggiato al Cosmoprof, non mi è piaciuto granché perché è vero che effettivamente lava molto bene, però innanzitutto la spugna gratta la pelle, io lo utilizzavo solamente su zone un po' meno delicate tipo cosce e glutei, ma mi andava veramente a grattare la pelle, faceva male e ha continuato a far male nel tempo, non si è ammorbidita. Inoltre rimane sempre umidiccia e questo umidiccio fa sì che il sapone si consumi più velocemente, quindi non credo sia igienico perché appunto rimanendo umido, col sapone umido, mi dà l'idea che si vadano a creare batteri e inoltre la spugna gratta terribilmente, quindi carina l'idea ma no. Poi ho utilizzato questa maschera per i piedi di Lua, esfoliante, no, nel senso l'ho pagata quasi 8 euro. Volevo tantissimo una maschera esfoliante per i piedi, ho guardato varie recensioni, ne parlavano bene, l'ho acquistata, è una di quelle maschere che te la metti, la lasci in posa, dopodiché risciacqui e dopo qualche giorno i piedi iniziano a spellare tipo serpenti. Allora, i miei piedi non hanno spellato come serpenti, hanno spellato pochissimo in alcuni punti inutili, tipo sopra la pianta del sopra il piede e nella pianta del piede, ma nella zona inarcata che praticamente non tocca mai in terra, o comunque non si vanno a formare lì i calli. Le zone più callose, tra virgolette, sono rimaste così, non si sono spellate e i miei piedi sono rimasti uguali a prima, quindi un sacco di soldi per niente, non acquisterò più maschere sfoglianti per i piedi. Ho terminato anche questa confezione della Sien, di Lamette, le Lady 3, io le utilizzo per depilare principalmente le ascelle perché non posso fare la cera e
le cosce, perché anche lì non posso fare la cera per via dei capillari fragili, e a volte anche sulle gambe. Mi piacciono molto, sono delicate, costano poco. Continuo a comprarle. Poi ho terminato un altro campioncino di questi cerotti Fit Therapy. Questi qua mi erano stati omaggiati al Sana. Sono dei cerotti che funzionano con gli ultrasuoni naturali che si produce, con gli infrarossi, no, che ultrasuoni, sì, delfini. Con gli infrarossi che noi produciamo, funziona tipo da specchio e non è un prodotto che va a scaldare la zona e non ha farmaci all'interno. Io ero molto scettica riguardo questa cosa. In realtà funziona e mi dura, qui c'è scritto che dura 5 giorni, il cerotto rimane per 5 giorni attaccato e non si stacca neanche facendo la doccia, però l'effetto benefico io lo avverto solo il primo giorno, mi passa qualsiasi cosa, proprio zero dolore, i giorni dopo il dolore ritorna, però nelle emergenze gravi dove rimango bloccata con spalla e cervicale, questo almeno per un giorno mi salva la vita. Ho terminato poi un campioncino, cioè una mini taglia del latte corpo idratante della Yves Rocher. Mi è piaciuta la profumazione e mi è piaciuto anche il prodotto. È un prodotto che lì per lì appena steso ci rimani un po' male, nel senso, ok, che cosa sta facendo questo prodotto? In realtà vi lascia la pelle vellutata e morbida per tutto il giorno, quindi mi è piaciuto tantissimo e sono andata a utilizzarla più volte sulle gambe e sulle braccia e devo dire che è un ottimo prodotto. Tre prodotti che vado a regalare perché non utilizzo più: Kajal di Flormar Blue, perché non lo utilizzo, so già chi darlo, lo do via. Rossetto Nudus che ho trovato in una busta sorpresa al Sana, perché si è spappolato e poi perché il colore è bruttissimo su di me, quindi lo butto. Campioncino Nars che mi è piaciuto un sacco, non so dove si acquistino i prodotti Nars, comunque il fondotinta è fantastico, seconda pelle, non si sente, favoloso. L'unica cosa è che vado a farlo provare a una mia amica che ha la pelle un pochino più scura, perché questa colorazione su di me era veramente troppo troppo scura, quindi l'ho provata a casa, ottimo, non ossida eccetera, ma la colorazione per me è sbagliata, però un prodotto ottimo secondo me. Ho terminato anche dei campioncini. Allora, intanto questo beverone di caffè verde drenante di Equilibra, che sinceramente non ho trovato benefici. Poi questa qua micellare dell'erboristica di Atenas, illuminante idratante, la profumazione non mi è piaciuta, però strucca bene, non brucia gli occhi, carina, però per via della profumazione non la vado ad acquistare. Poi, terminato il contorno occhi antirughe elasticizzante di Il Pettirosso Cosmetici, mi è piaciuto molto, una buona profumazione molto molto delicata, andava ad idratare molto bene il contorno occhi senza appesantirlo, ottimo per il giorno, ottimo per la notte, mi è piaciuto un sacco. Come mi è piaciuto anche il siero viso setificante, sempre del solito marchio, che effettivamente andava veramente a setificare la pelle, quindi anche questo mi è piaciuto un sacco. E con questi due campioncini ho fatto almeno 7-8 applicazioni. Poi ho terminato due campioncini di shampoo ultra delicato di Officina Nature e due campioncini di balsamo sempre ultra delicato di Officina Nature. Allora, il balsamo è un ni, nel senso districa bene, però bisogna utilizzare molto prodotto, non appesantisce i capelli, però calcolate che con un campioncino ho fatto un'applicazione e non bastava neanche, quindi è un ni. Lo shampoo invece è molto buono, è delicatissimo, però efficace e rende i capelli molto morbidi e puliti, mi è piaciuto un sacco. Poi ho utilizzato ieri sera questo campioncino di l'Erbolario Linea Effetto Reale, è una maschera super nutriente ad azione restitutiva per capelli secchi e sfibrati, che non mi ha detto granché, sa di miele, però ecco, ho anche una mini taglia, devo provare la mini taglia perché con un campioncino non ho capito molto bene. Dopodiché ho finito il latte detergente struccante viso, occhi e labbra del Pettirosso Cosmetici. Su Instagram, nelle storie salvate in evidenza, mi sembra Testiamo Insieme, ve lo faccio vedere in azione. Strucca molto bene, non secca la pelle, non brucia gli occhi, profumazione molto delicata, è un ottimo prodotto per quello che ho utilizzato, nel senso ho fatto solamente un'applicazione.